Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare un album di questo tipo. Questo è un album che ho fatto da regalare a mia sorella, infatti ci sono le foto di mia sorella Roberta, e ho voluto fare un album con, diciamo, le foto perché così uno ha più un po' l'idea di quello che è il lavoro finito, perché a volte questi album così senza foto sono tutti abbastanza anonimi, uno se li deve immaginare con le foto dentro. Però in questo caso ho fatto un album molto molto semplice perché ho voluto ogni pagina decorarla in maniera particolare con la foto e quindi non solo inserendo la foto semplicemente dentro delle tasche, ma decorarle con dei particolari dell'album. Allora, per realizzare questo progetto ho utilizzato questo album di Moda Scrap, Let Your Soul Bloom, e praticamente tutte le decorazioni che ho fatto per abbellire le foto, diciamo che le ho ritagliate dalle pagine di questo album. Quindi ho ritagliato le varie, vedrete sempre le stesse foglie, i fiori, le farfalle. Diciamo che ho usato pochi particolari in più. Adesso ve li farò vedere nel dettaglio, perché poi quando vi faccio vedere come realizzare l'album, chiaramente velocemente faccio andare il video veloce per non annoiare, quindi voi vedrete che monto tutto quanto. Però adesso magari vi voglio giusto dire qualche particolare che ho usato, che ho fatto per così darvi un po' proprio l'idea di come fare qualcosa del genere. E allora, come si può già vedere dalla copertina, come vi ho detto, ho utilizzato semplicemente tutti i particolari ritagliati dall'album. L'unica cosa che ho fatto è stata, anche poi in altre pagine vedrete, ho sporcato con dei distress un foglio di carta acquerellabile e ho impresso con dei timbri sopra delle scritte, giusto per abbellire un po'. Nel caso della copertina, in aggiunta c'è ancora una decorazione in legno che ho pitturato di bianco e poi decorato con un distress rosso sui bordi. Niente di più. Ho usato dei nastri per chiudere l'album, semplicissimo, nastri che richiamano un po', vedete questo verde che richiama un po' il colore della carta che ho utilizzato per la copertina. Il retro dell'album. Ah, ancora ho usato della garza, una garza che ho colorato di verde e che vedrete anche all'interno delle altre pagine. Invece sul retro della copertina ho semplicemente strappato e incollato un particolare della carta che mi piaceva. Allora, vediamo un po' nel dettaglio l'album. Vedete che comunque con le foto attaccate è già tutto subito più carino. Allora, questa pagina, vabbè, è molto semplice, ho attaccato la foto e un pezzettino di carta timbrata. L'unica cosa è in quasi tutte le foto, vedete, ho aggiunto sotto, la foto un pezzettino di carta colorata, perché sembra niente, invece è una cosa che dà molto risalto alla foto. Quella di, come vedete in questo caso, anche mettere della carta tinta unita di un altro colore perché la foto risalta. Per fare tutti i bordini, vedete che ho fustellato il bordino, ho utilizzato questo attrezzo. Ma se non lo usate, potete lasciare, se non ce l'avete, potete lasciare la foto rettangolare oppure farla stondata oppure come vi piace. In questo caso ho utilizzato sempre la garza, farfalle e fiorellini ritagliati dal mio album e l'ho abbellito ancora con un pezzettino di carta da libro che ho stampato e timbrato sui bordi con il distress. All'interno ogni pagina ha una tasca. E all'interno ho inserito, vedete, semplicissimamente della carta bianca che ho fustellato sul bordino per richiamare la copertina dove sono andata ad incollare una foto. Ecco, questo è l'effetto della foto senza la carta dietro. Vedete che l'effetto è un po' diverso, così rimane decisamente più carino. Però per fare qualcosa di diverso, gli interni, dei tag li ho fatti molto semplici. Anche in questo caso, vedete, ho utilizzato semplicemente carta da mettere sotto la foto, un timbro fatto sulla mia carta sporcata con il distress, un abbellimento in legno, questa cornicetta, la solita garza e i miei particolari ritagliati dall'album.
Stessa cosa, vedete che tutto sono delle semplici carte, quindi ho fatto una cosa che non contiene chissà quale tipo di abbellimento, perché uno magari deve andare a comprare del materiale, tutto album e della carta. Ho anche recuperato della carta scrap di altri album che avevo, tipo questa, forse anche questa non è proprio, no, questa sì, ma questa è di un altro album. E poi ho semplicemente timbrato. Uno, se non hai timbri, può scrivere a mano, può fare come crede. Qua c'è il secondo tag, questa è il retro della seconda pagina. E poi c'è da dire un'altra cosa: quando le foto sono belle, ci vuole poco alla fine per abbellire l'album, quindi non, il lavoro rimane tutto più semplice. Queste foto sono molto belle e quindi danno veramente luce. Anche qui, carta semplice, verde, timbrata. E particolari sulla garza dell'album. Qui ho voluto mettere due foto, sempre con la stessa conformazione delle carte sotto. Questa è una farfalla in metallo che ho colorato di bianco e poi ho decorato con degli acrilici con dei acrilici metallizzati di stamperia che si usano direttamente del tubetto per fare giusto queste piccolissime decorazioni. E questo è un cuoricino di feltro che ho semplicemente colorato e attaccato. Qui ho l'ultimo tag, anche questo semplice con una timbrata. Ecco, qui ho fatto ancora una cosa semplicissima, ma che trovo sia carina per dare un po' di motivo. Allora, praticamente ho ritagliato un pezzettino di carta di carta querellabile. Dove ho fatto i contorni con lo stesso contorno che ho utilizzato per ritagliare tutte le foto. E poi semplicemente con degli acquerelli, riprendendo un po' i colori che avevo nella foto e che avevo sui miei fiori, ho sporcato, vedete, questa carta semplicemente con acquerelli, sporcata e schizzata, giusto così per dare un tocco un po' diverso e non mettere la solita carta scrap che ho usato nelle altre pagine. Questa è la pagina finale, carta scrap farfalla, e questo è un particolare in legno che avevo di un altro lavoro, che ho colorato con dei colori che più o meno si abbinavano al mio lavoro e l'ho attaccato in questo modo. Quindi vedete che l'album è semplicissimo perché ha semplicemente tre pagine in cui ho inserito il tag, quindi può farlo chiunque ed è alla portata di tutti. Vi farò poi vedere anche come fare la copertina, come fare la rilegatura centrale, non è per niente di difficile. Però ci tenevo in questo caso a farvi vedere come è possibile decorare la foto. Quindi in questo caso l'album va montato con le foto, perché vedete che le sovrapposizioni sono state poi fatte sulla foto. Invece generalmente altri album voi avete le tasche dove infilare le foto oppure potete incollarle, poi certo potete decorarle come più vi aggrada, però in questo caso l'ho fatto io per darvi qualche spunto. Quindi questo è il lavoro che voglio presentarvi oggi. Adesso che ve l'ho fatto vedere, andiamo a vedere come realizzarlo nel particolare. Per la mia copertina ho utilizzato un cartoncino, spesso 1,5 mm, ma voi potete utilizzarlo da due o il cartoncino che avete, potete riciclare del cartone da imballo piuttosto che da qualche scatto, come preferite. E le dimensioni per creare la mia copertina sono due cartoncini, vedete, 21x21 ed un cartoncino 21x4, che sarà quello che praticamente mi servirà per fare lo spessore dell'album nel bordo inferiore. Allora, io già per questione di velocità ho già rivestito una delle mie due copertine, ma poi vi farò vedere come fare l'altra e come unire il fondo ai due laterali. Detto questo è un album molto semplice perché lo scopo, diciamo, mio era quello di farvi vedere come si possono decorare le foto da attaccare sull'album, anziché fare un album molto elaborato con tante tasche dove andare solo ad infilare delle foto. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente tre pagine, tutte uguali. Pagine semplicissime, cioè consistono in
6 fogli, quindi, perché sono 3 pagine, 2 per ogni pagina, 6 fogli delle dimensioni di 20x20, dove ho fatto un piego a un centimetro di uno qualsiasi dei lati, visto che sono quadrate. Questo perché? Perché io poi andrò ad incollare le pagine in questo modo, con il piego, uno da una parte e uno dall'altro, così, e andrò a creare queste pagine. Due sono già state fatte, vedete che hanno praticamente, sono aperte al centro. Questo perché? Perché da un lato andrò ad inserire un mio tag con una mia foto, in questo modo qui. Mentre dall'altra parte, praticamente, andrò ad incastrare, questa sarà la mia copertina, quindi le mie pagine praticamente saranno così. Vi faccio vedere, così quando poi realizzo il video è tutto più chiaro. Quindi le pagine verranno inserite in questo modo. Quindi io cosa faccio? Praticamente andrò ad incastrare l'apertura della mia pagina nella rilegatura, che monterò sulla parte centrale della copertina, mentre da questa parte lascio aperto e infilerò un tag con una foto. Per quanto riguarda la rilegatura, cosa ho fatto? Ho tagliato un foglio di carta più piccolo, importantissimo, perché altrimenti questo può creare dei problemi, più corto della lunghezza della pagina. La pagina alla fine viene 19, l'apertura della pagina viene 19, perché era 20x20 meno un centimetro che ho tolto per fare i pieghi, sono 19. Quindi cosa ho fatto? Io l'altezza di questa rilegatura l'ho tenuta 17, potete tenerla 18, l'importante è che la teniate più piccola dell'apertura della pagina, in modo che riusciate ad incastrarla perfettamente senza nessun problema. Dopodiché cosa ho fatto? Ho fatto dei pieghi a, io anche in questo caso la lunghezza è relativa, ma io ho fatto un piego a 6 cm, un piego a 1,5 cm e 1,5 cm. Questo perché praticamente la letta che io voglio incastrare nella mia pagina voglio che abbia l'altezza di 1,5 cm. Poi ho fatto un piego a 1 cm, in modo da lasciare 1 cm di spazio tra una pagina e l'altra, di nuovo 1,5 cm e 1,5 cm per creare la seconda piega, 1 cm per separare la terza pagina, 1,5 cm, 1,5 cm per fare il terzo piego. E poi ho lasciato di nuovo 6 cm per andare ad incollare la mia rilegatura sull'album. Praticamente vi anticipo, ecco, verrà una cosa del genere. Nel momento in cui sarà incollata nel centro verrà una cosa del genere, e io poi andrò ad incastrare le mie pagine in questa rilegatura, in questo modo. Chiaramente ho munito tutto di biadesivo, perché vado ad incollare tra di loro le due parti che formano l'aggancio per le mie pagine, e poi sempre con il biadesivo che ho già incollato, vedete, quindi avremo un effetto del genere. Con il biadesivo vado poi a incollare il tutto sulla mia copertina, in questo modo. Ma poi man mano che lo monto e lo faccio capirete meglio, però visto che di solito mando avanti il video perché non sia noioso, ve l'ho spiegato prima, così tra la spiegazione e quello che vedete dovrebbe essere tutto chiaro. Detto questo, vado a ricoprire i miei cartoncini, a creare la copertina e a montare la rilegatura. Thank you.
Questo è il risultato della mia copertina finita. Vedete che ho attaccato i nastri per chiuderla. Ho messo un nastro di pizzo e un nastro in raso di un colore che si abbinava con questo verdino qui. Un'altra cosa che ho fatto è stata quella di mettere il biadesivo su tutti e sei i lati della rilegatura. Questo perché dovrò andare, come vi ho già detto, ad inserire le pagine in questo modo, incastrarle in questo modo, quindi le devo andare ad incollare. Vi ho fatto già che mettere il biadesivo sulla rilegatura. Ora, copertina finita, pagine semplici finite, vado a decorare un lato alla volta ogni pagina, così potrete avere un'idea di come poter attaccare le foto. Poi largo chiaramente, come dico sempre, è tutta una questione di fantasia, ognuno lo può fare come meglio crede, comunque io cercherò di darvi qualche spunto. Thank you.
Anche il video di oggi è terminato, questo è il mio lavoro finito. Vi ho fatto vedere i particolari delle pagine man mano che li ho realizzati. Questa è di nuovo la copertina col retro del mio album, fatto in questo modo, semplicemente con della carta scrap strappata e colorata con il distress sui bordi. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento per farmi sapere se questo video di oggi vi è piaciuto. Video un po' diverso perché, come ho detto all'inizio, l'album è semplicissimo, ma volevo farvi vedere, darvi giusto qualche idea su come poi si possono attaccare le foto su questi album per impreziosirli ancora di più. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi fa piacere, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. E ancora volevo fare un ringraziamento grandissimo invece a tutte le persone che ormai da tanto tempo mi seguono con affetto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, perché era da un po' che ce l'avevo in mente e ci è voluto un po' di tempo per farlo, perché con mia sorella abbiamo dovuto un po' progettare la cosa, quindi lei mi ha fornito di queste bellissime foto e poi abbiamo insomma trovato un album che piacesse a entrambe e ho fatto questo album che avevo veramente da tanto tempo in mente di fare un album con le foto. Spero che apprezziate, perché se io sono contenta del risultato, però penso che sia veramente importante vedere come si utilizzano questi album, perché ci sono certe persone che quando appunto vedono l'album che ho fatto rimangono così un po' spaesate, perché se uno non ha idea, non ne vede uno completo, magari non immagina neanche come possa venire realizzato alla fine, e questo è un semplice esempio. Detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!